To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Midnight special, shine an ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, found the world, did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Come to see the governor, she wants to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight. Tutti ragazzi, buona città della musica la chiamano. Il psicrock secondo me nasce o da una sbronza o da un esaurimento nervoso. Innanzitutto stanchezza, morti. Prima di tutto un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno dato una buona mano d'aiuto per questa edizione. Ci metterei soprattutto le novità. Io ho scelto soltanto gruppi da fuori, non c'erano gruppi siciliani. Crediamo che questa cosa possa arrivare anche al 30° anno, perché l'energia c'è, speriamo che il tempo sia più clemente. Mi piglio per rapporto e poi mi faccio sempre Messina, Reggio Messina, per tornare sempre la moderna. Ogni anno ci piove addosso. Se ci sono problemi di siccità, noi siamo disposti a continuare sino al 3000. E cosa vedo? I gruppi sono tutti entusiasti, si sono divertiti e hanno fatto divertire il pubblico. Poi la musica, in più la musica quest'anno è stata assolutamente diversa, ci mettiamo ogni gruppo che andava diverso dall'altro e quindi il pubblico aveva, per come dire, un approccio diverso
con ogni gruppo, perché alcuni potevano piacere, alcuni non piacevano, quindi avevamo dei commenti assolutamente eterogenei. È motivo d'orgoglio per me parlare ad esempio degli Yale, un gruppo che ultimamente sta andando benissimo. Noi abbiamo invitati nel 98 Marlene Kunz, che ai tempi furono invitati, già erano un gruppo abbastanza conosciuto, ma adesso tutti sappiamo dove sono arrivati, e questo appunto è un motivo d'orgoglio per il festival e per l'organizzazione in genere. Spalla! Questo progetto qui è assolutamente incredibile, telecamera su, giù. Per la prima volta avremo un prodotto che finalmente ci potremo mettere davanti a una televisione e vedere quello che effettivamente abbiamo vissuto. Beh, il futuro... Non bisogna fare due giorni. Vorremmo arrivare un giorno, non lo so... Ma c'è 4 giorni. Portare i motorcycle. Fino ad arrivare a 15 giorni come il Jazz Festival. E poi ci uccidiamo.